e che risultano ad oggi tutti spesi. Evidentemente non bastarono, poiché in seguito ad un accordo di programma del 2011 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione, la Provincia e il Comune, fu previsto un ulteriore fabbisogno finanziario di circa 700.000 euro, assicurato poi dal Ministero alla Regione. Il Comune di Guglionesi, finalizzatore e attuatore di questi interventi attraverso gare a bando pubblico, che nell'agosto del 2012 ha fatto persino una ulteriore richiesta di finanziamento per circa 1,2 milioni di euro, ad oggi sembrerebbe essere in affanno per il completamento di quest'opera, incompiuta dal punto di vista del recupero e del ristoro ambientale. Questa richiesta di ulteriore finanziamento, oltretutto, è stata confermata anche dall'azienda appaltatrice, la Ecostudio di Livorno, specializzata nel settore dei servizi ambientali, che dopo lo svuotamento dei fanghi delle vasche e ulteriori campionamenti, effettuati qualche mese fa con la supervisione dell'ARPAM, ha verificato ancora superamenti delle concentrazioni limite ammissibili dei contaminanti e stabilito le risorse monetarie che servono ancora per completare la messa in sicurezza, che ricordo è antecedente alla vera e propria bonifica. Un recente decreto del gennaio 2013 comunque stabilisce che il sito Guglionesi 2 fuoriesce dall'elenco dei SIN e quindi non sarà oggetto di attenzione e finanziamenti da parte del Ministero, ma le competenze passeranno tutte alla Regione Molise. Non vogliamo entrare nel merito dei motivi, giusti o sbagliati, che hanno spinto il Ministero a togliere dai siti di interesse nazionale il sito in questione. Resta il fatto ora che il sito tossico passa nell'esclusiva competenza degli enti locali. Noi del Movimento 5 Stelle siamo andati a visionare i terreni in questione, abbiamo ascoltato l'umore dei cittadini che abitano nelle zone limitrofe, dove si vive questo disastro ambientale da tanti anni, dove purtroppo da tempo, come in tutto il Basso Molise, la sensazione che l'incidenza dei tumori e delle leucemie si moltiplichi senza ancora poterne conoscere le vere cause. Abbiamo ottenuto una risposta scritta alla nostra interpellanza tempo fa, ringraziamo per questo in quanto interpellanza, da parte dell'assessorato all'ambiente, dalla quale si evince, come già detto, che serve un ulteriore congruo stanziamento per la messa in sicurezza del sito, per poter passare almeno alla caratterizzazione dell'area, successivo passo per la bonifica. Ricordo che l'Aula ha già votato un nostro ordine del giorno collegato alla finanziaria del 2014 che impegnava il Presidente della Regione e la Giunta a farsi carico del sito di Guglionesi 2. Beh, a distanza di mesi vogliamo sapere come la Regione Molise, ora soggetto competente in materia, abbia previsto di risolvere questo grave problema di inquinamento ambientale, tra i più gravi su tutto il territorio molisano. Se è possibile inoltre accertare le modalità di utilizzo dei soldi finora stanziati a favore dell'ente beneficiario e stabilire l'ammontare del finanziamento necessario ai fini di espletare le opportune operazioni di bonifica e ristoro ambientale. Il primo compito della politica è quello di conoscere e quindi affrontarli i problemi del territorio. Non lo chiediamo solo noi, ma anche tutti i cittadini che abitano le zone limitrofe, perché la propagazione degli agenti contaminanti generalmente avviene per acqua e consideriamo che siamo a poche centinaia di metri dalle acque del Biferno, per aria e per terreno. È una storia che ormai va avanti da 20 anni e alla quale bisogna... Noi abbiamo attivato le procedure presso il Ministero affinché il medesimo Ministero possa fare rientrare il sito di Guglionesi 2 fra i siti da bonificare. Non so se è stato oggetto di una vostra, di parte del vostro intervento, la verifica di una modifica della norma che ha voluto delegare la funzione di bonifica dal governo centrale, dal Ministero, alle regioni. In sostanza il sito di Guglionesi 2 è stato declassificato e la competenza alla bonifica è stata trasferita con provvedimento governativo dalle competenze del Ministero alla competenza della Regione. Questo trasferimento di funzioni è stato un trasferimento di funzioni
come si suol dire, da autorità, ma al trasferimento di funzioni non è seguito come logica vuole il trasferimento delle risorse necessarie per la bonifica. È accaduto in tutti i casi in cui sono state trasferite funzioni dal governo centrale alle periferie, fossero esse regioni, province e comuni, il conseguente trasferimento di risorse alla soddisfacimento delle ragioni del trasferimento delle funzioni. Nel caso di specie ciò non è accaduto. Quindi tutte le regioni d'Italia sui quali ricadevano i siti da bonificare hanno fatto voti al medesimo ministero al che potesse mettere a disposizione le risorse al fine di consentire una bonifica a valle dei siti inquinati. Il ministero per le bonifiche aveva individuato una somma, dal nostro punto di vista non in grado di soddisfare le domande di tutte le regioni, pari circa 9 milioni di euro complessivamente, quindi una cifra assai bassa. Nel mentre è accaduto che c'era il tema della esigenza di una bonifica immediata e con maggiori risorse da destinare precipuamente allo scopo della bonifica dei siti inquinati della zona del Casertano e del Napoletano, sul quale il medesimo governo aveva intenzione, ha intenzione di allocare delle risorse a parte. Noi abbiamo chiesto di rivedere la quota di compartecipazione, di rivedere la possibilità di esperire un intervento straordinario anche sul sito di Guglionesi 2, ma la cosa ancora più importante è che ad oggi dobbiamo fare un'attenta analisi, una indagine anche ispettiva seria, al fine di determinare le risorse che sono necessarie alla bonifica integrale del sito. E ad oggi questo tipo di valutazione non ancora siamo in grado di poterla fare, perché le sostanze che inquinano il sito di Guglionesi 2 sono delle sostanze molteplici, non sono di un'unica. La caratterizzazione è stata fatta. Non abbiamo una verifica puntuale della quantità di sostanze, la quantità non della qualità, di sostanze inquinanti. Mi sembra evidente che prima di andare a proseguire un'azione di richiesta di finanziamento al fine della bonifica, abbiamo l'esigenza di puntualmente definire le somme che servono alla bonifica di questo sito. E questo è un impegno che la Regione si prende nell'immediato. Per la messa in sicurezza e per la bonifica. Per la messa in sicurezza e la bonifica. Perché se non bonifichi non la metti in sicurezza. Se non bonifichi non metti in sicurezza. La messa in sicurezza è propedeutica alla bonifica, altrimenti non esiste la messa in sicurezza. La messa in sicurezza potrebbe essere la recinzione del sito. Invece la bonifica equivale anche ad una messa in sicurezza. La messa in sicurezza è un fatto anche di natura materiale, nella determinazione, nella individuazione di uno spazio fisico che può essere inibito a qualsiasi uso e comunque anche semplicemente all'accesso allo stesso. Ma il tema non è solo questo, perché sappiamo bene che quel tipo di sostanze sono in grado di raggiungere il sottosuolo attraverso una capacità di invasività enorme che potrebbe dar luogo anche a forme di inquinamento diversi, immagino, è per questo. Perfetto. Però siccome però non facciamo il dibattito, siccome, tanto lei ha la possibilità di dichiararsi soddisfatto o meno. Siccome il tema non è un tema da affrontare senza una validazione puntuale della tipologia di intervento di bonifica che ci vuole, andare a fare una richiesta, una mera richiesta di finanziamento senza sapere cosa bonificare e come bonificarlo potrebbe addirittura non consentire la soddisfazione dell'esigenza di bonifica puntuale. E siccome il sito è oggetto di una puntuale osservazione da tempo, ma senza che sia stata esperita alcuna analisi precipua degli effluenti, delle sostanze dannose e della quantità degli stessi, io ripeto che questa indagine deve essere terminata nella sua definizione, dopodiché noi dobbiamo tornare al Ministero per consentire alla Regione stessa di poter beneficiare delle somme necessarie ad una bonifica puntuale. È quello che stiamo facendo, altrimenti astraiamo dalla realtà
la nostra azione di difensori anche delle esigenze del nostro territorio. Voglio evidenziare anche un altro aspetto che è singolare di questa vicenda. La Regione è per definizione di legge soggetto deputato alla bonifica di quest'area, perché il trasferimento per legge, opere legis, è stato in ragione di una indicazione di attribuzione di responsabilità in favore della Regione stessa. Le discariche hanno un sistema di funzionamento assai particolare. Le somme che i cittadini, i comuni provvedono a pagare in favore del gestore, fosse esso anche pubblico, sono delle somme che hanno nel loro definizione, quindi nella loro pancia, anche la quota necessaria alla bonifica o alla tenuta in vita della discarica, secondo norme che non consentono l'inquinamento della stessa, per un periodo di 30 anni. Si definisce il cosiddetto controllo della gestione e messa in sicurezza della gestione della discarica al post morte per i 30 anni. Nel caso di specie queste somme evidentemente sono state distratte in maniera diversa dalla funzione che la norma stessa ha voluto dare alla indicazione puntuale della tariffa allorché si conferisce in discarica. Non so se sono stato chiaro. La quota che viene pagata pro tonnellata in ragione del volume ha al suo interno anche una quota che deve soddisfare la gestione della discarica post morte per altri 30 anni. Queste somme dovrebbero essere la disponibilità del gestore di allora o di chi ne ha beneficiato, fosse esso anche il comune ove la discarica è allocata. Posto questo principio di ordine generale, noi dobbiamo andare a verificare se queste somme in effetti sono ancora nella disponibilità del soggetto gestore della discarica o di chi ne ha beneficiato facendosi pagare degli oneri ai cittadini. Dice poco rispetto all'esigenza di invece vedersi assegnate le somme che sono ulteriori e maggiori rispetto ad una bonifica ordinaria, ad una gestione post mortem ordinaria, che torna a dire abbiamo l'esigenza di definire in maniera puntuale. Immagino che questo tipo di definizione la avremo in maniera definitiva non oltre la fine del mese di settembre di quest'anno, allorché potremmo esercitare questa esigenza di indicazione puntuale delle risorse necessarie e porci in ogni caso il problema degli interventi che nell'immediato possiamo effettuare, ovvero se il finanziamento nazionale del Ministero dovesse tardare a venire e se siamo di fronte ad una forma di inquinamento che invece presuppone un intervento assai rapido, noi comunque dovremmo far riferimento ad altro tipo di risorse che possono essere da subito messe a disposizione del servizio territoriale al fine di bonificare o mettere in sicurezza l'area. Ma queste sono delle valutazioni che possiamo fare solo all'esito di un accertamento puntuale sul sito. Chiudo dicendo questo, che l'attività di ricerca del finanziamento per noi è ineludibile, è talmente importante che solo 15 giorni fa io sono tornato di nuovo al Ministero, presso il Ministero, per cercare di comprendere se al di là delle indicazioni comportamentali che il Ministero ha voluto dare alle regioni in ordine alle bonifiche dei siti inquinati, se con la nuova finanziaria o comunque nell'ambito dei residui di bilancio degli anni passati vi erano delle disponibilità alle quali poter fare nell'immediatezza riferimento per la messa in sicurezza dei siti. Ad oggi queste la risposta del Ministero non c'è data. E torniamo a quello che dicevi inizialmente, più puntuali siamo noi nel determinare l'importo che serve per una bonifica definitiva, più possiamo fare un programma anche pluriennale di bonifica di questo sito inquinato, perché immagino che le risorse necessarie disponibili dal Ministero nell'immediatezza non siano in grado di poter soddisfare
questa esigenza da parte non solo della Regione Molise, ma delle tantissime regioni che hanno nel corso degli anni autorizzato e consentito il proliferare di discariche che poi si sono rivelate altamente inquinanti anche per un uso, lasciatemelo dire, spregiudicato delle stesse. Grazie. Allora, l'interpellante, consigliere Manzo, si può dichiarare, faccio la sua dichiarazione dopo aver ascoltato l'assessore Facciolla, prego. Sì, Presidente, grazie. Beh, prendiamo atto che all'inizio comunque è stato ripercorso un po' quello che noi avevamo detto anche nell'intervento di presentazione e ci riteniamo soddisfatti quanto le ultime parole dichiarate dall'assessore. Solo un appunto, rimango basita dal fatto che giustamente la Regione prima di chiedere un finanziamento certo ha bisogno di fare ulteriori accertamenti sul siti e quindi mi chiedo come mai invece il Comune di Guglionesi abbia fatto una richiesta puntuale, con quali motivazioni l'abbia fatta, visto che comunque sono stati spesi oltre 2 milioni di euro per una messa in sicurezza che non è avvenuta fino adesso. Grazie. Grazie, consigliere Manzo.